padre Carlo Casalone, superiore della provincia d'Italia, ha incontrato più volte il padre Martini, come il cardinale Carlo Maria amava farsi chiamare dopo aver concluso il servizio pastorale di arcivescovo di Milano. Che ricordo personale ha di padre Martini? In effetti il cardinale Martini è rimasto profondamente impresso nella mia memoria fin dalla prima volta in cui ho avuto modo di incontrarlo, quando ho partecipato alla celebrazione d'ingresso, appena diventato arcivescovo di Milano, come rappresentanti degli scout lombardi. Ho avuto l'impressione di una persona estremamente profonda e nello stesso tempo semplice. Certo, la sua imponenza e la sua solennità certe volte potevano incutere un certo rispetto, però è vero che poi nel contatto personale si dimostrava molto affabile e capace di esprimere una grande vicinanza e una grande familiarità. Come ha influito sulla sua formazione? Innanzitutto perché mi ha aiutato a porre un collegamento stretto tra quello che dice la parola di Dio e quelle che sono le esperienze e le domande che nella mia vita ho incontrato. Quindi la fede non come qualcosa di astratto che viene dall'esterno, ma che può dire una parola importante, significativa per l'esperienza di vita che andavo facendo. A proposito della compagnia, Martini forse è il gesuita italiano più famoso. Ecco, cosa è passato della compagnia attraverso di lui? Quello che è passato soprattutto è quel modo di intendere l'esperienza spirituale e di proporla, che è proprio degli esercizi di Sant'Ignazio, che è appunto il fondatore della Compagnia di Gesù. È una proposta che la Compagnia ha sempre fatto per favorire l'incontro personale con il Signore nell'ascolto della parola. Martini è diventato anche ascolto delle domande della nostra società, degli uomini e delle donne del nostro tempo. Sì, la parola di Dio si dice nella Bibbia, ma anche nelle situazioni storiche che la nostra società attraversa. E questa capacità del padre Martini di riconoscere il modo con cui il Signore si comunica nelle situazioni concrete è quello che, attraverso una frequentazione attiva e assidua della parola di Dio, gli permetteva di accorgersi, di riconoscere i movimenti dello Spirito all'interno delle situazioni. Il suo era un ascolto attivo, che poneva delle domande e anche in una modalità nuova, capace di aprire delle vie per scendere nella profondità del significato delle situazioni concrete. Questa modalità di ascolto richiede una profonda attenzione e immersione nel silenzio. Non è un caso che padre Martini abbia dato l'avvio alla sua attività pastorale a Milano con una lettera pastorale appunto dedicata alla dimensione contemplativa della vita, in cui illustrava questa disposizione fondamentale che permette l'ascolto. Può fare qualche esempio? Un esempio eloquente è quello della cattedra dei non credenti, che con una sola iniziativa sposta la posizione di tutti gli interlocutori. I non credenti in cattedra a spiegare e a rendere ragione della loro posizione, che non è facile da sostenere, e d'altra parte i credenti ad ascoltare e ad imparare quello che viene loro comunicato. Del resto, questa modalità è quella che il padre Martini ha percorso anche per quanto riguarda altri temi controversi nel dibattito della società contemporanea, come per esempio tutti i temi riguardanti la vita e anche quelli riguardanti la giustizia. In effetti, il padre Martini ha avuto una presenza che ha lasciato una traccia profonda nella città di Milano e non solo. Anche in alcuni momenti delicati della storia della città di Milano, il padre Martini ha avuto una presenza e una parola che è stata capace di rasserenare e di stendere gli animi. Mi ricordo i tempi della fine del terrorismo, quando si era arrivati al momento di rendere le armi, proprio lui è stata una figura che ha favorito, e anche simbolicamente i terroristi si sono rivolti a lui per la consegna dei propri strumenti di lotta. Ma anche nel momento di Tangentopoli, in cui le autorità morali della città erano disorientate ed era difficile trovare dei punti di riferimento, padre Martini ha sicuramente svolto un ruolo importante.
Resto su questi temi della giustizia, il padre Martini ha sempre dato un contributo importante nella Congregazione Generale 32esima, cioè in quel momento di incontro fra gesuiti che rappresentano tutti gli altri gesuiti attorno al mondo nel 1974-75. E il padre Martini ha contribuito in modo significativo alla redazione del decreto sul servizio della fede e la promozione della giustizia, attraverso cui la compagnia ha integrato sempre di più nella sua azione apostolica questo collegamento così stretto e così importante perché il Vangelo possa essere annunciato. Termini più ravvicinati nel tempo, il padre Martini si è impegnato anche in una riflessione, ha dato il suo appoggio a tutta quella cammino che si sta facendo per rivedere il significato della giustizia penale, perché non sia solo un atto di tipo fondamentalmente vendicativo, ma riparativo e di riconciliazione. Tornando alla formazione del padre Martini, quali sono allora le caratteristiche ignaziane del suo ministero e della sua personalità? Mettere in luce due punti a questo proposito. Uno, la valorizzazione di tutti gli aspetti di bene che sono presenti in tutte le situazioni, anche quelle che segnate da momenti di contraddizione, di conflitto. Mi viene in mente per esempio che proprio nella fase storica in cui la televisione non godeva di una buona fama e si parlava della televisione come cattiva maestra, il padre Martini nella sua lettera pastorale Il Lembo del Mantello instaura un dialogo con sorella televisione attraverso cui discerne gli aspetti positivi e meno positivi di questo strumento, ma nel tentativo di valorizzare tutto quello che di bene può essere mediato attraverso la televisione. Il secondo punto è che l'esperienza spirituale non è una situazione astratta e generica, ma è un momento di incontro personale con il Signore che ha una parola specifica per ciascuno. È una parola che può essere ascoltata, riconosciuta e messa in opera attraverso discernimento. Come provinciale, in cosa la ispira lo stile di leadership del cardinale, del padre Martini? Per me è stato un grande esempio per andare più a fondo di cosa significa svolgere un'autorità intesa come servizio per il bene comune della Chiesa e anche dell'intera società. Ho in mente le tre forme di obbedienza che l'autorità è chiamata a seguire: l'obbedienza alla parola del Vangelo, l'obbedienza all'edificazione del bene comune, l'obbedienza alla situazione concreta delle persone. Inoltre mi ha molto ispirato il grande affetto che padre Martini ha sempre avuto per la Chiesa e la sua profonda conoscenza della tradizione, a cui lui ha sempre attinto come risorsa per affrontare in modo nuovo, creativo, le questioni controverse che si presentano nel dibattito della società contemporanea.